Buonasera e ben ritrovati. La puntata numero 32 di Calcio Totale celebra finalmente una bella prestazione del Pescara di Zeman contro il Milan dell'Aeroplanino Montella. Partita finita in parità 1-1 e in questo caso potevamo dire, possiamo dire, anzi, scusate, l'avevamo detto. Anzi, l'aveva detto, in particolare l'aveva detto il nostro bomber che saluto. Grazie. E vi presento anche per questa sera Buonasera. Giancarlo Febbo del Corriere dello Sport. Vi ringrazio, sì. Caro Giovanni, saluto anche Giovanni Dondodonati, che è in centro questa sera in perfetto orario. La settimana scorsa, per la prima volta, Giancarlo Febbo ha fatto un pronostico e ha detto Pescara-Milan 1-1 e abbiamo le prove testimoniali e ci ha azzeccato. Ma quindi la colpa del rendimento negativo del Pescara è di Giancarlo, che noi l'abbiamo sempre stuzzicato, stimolato. Lui, io sono testimone di un pronostico incredibile che si riferisce all'ultimo campionato in Serie A del Pescara, stagione 2012-2013. Eravamo a Firenze, io, Giancarlo, Daniela Stolfi, Alessandro, un mio amico, eravamo in quattro. Finisce la partita, torniamo in macchina, Giancarlo tira fuori la sua schedina, Fiorentina-Pescara 0-2. Aveva giocato quindi, forse 3 euro, aveva giocato allora, poco, no, allora che vinse 350 euro, non pagò il pranzo, no, però tornammo a casa contentissimi. Carissimi telespettatori, quindi questa sera ci impegniamo anche sotto tortura a far fare un pronostico ultime, a Giancarlo Febbo, per quella che a questo punto, scusami Giancarlo, diventa una partita importantissima, quella contro l'Empoli di Martuscello, che domani pomeriggio alle 15 potrebbe dire molto rispetto al futuro del campionato. E terzo e graditissimo ospite, sono molto contento di averlo qui con noi, un ex colonna del Pescara, ha giocato più o meno 100 partite, poi ce lo dirà lui, oggi fa l'allenatore, Gianluca Colonnello. Buonasera, buonasera. Ciao Gianluca, intanto grazie di aver accettato l'invito a Calcio Totale. Grazie a voi. E speriamo di farci una bella chiacchierata attorno a Pescara. Sei venuto anche in una settimana positiva, perché normalmente quest'anno per gli ospiti è un po' difficile quando si parla di tante sconfitte. Vi ricordo che la trasmissione potete seguirla anche in diretta streaming sul sito di Rete 8, rete8.it, a partire dalla mezzanotte, anzi a mezzanotte e 30, perché ho visto il palinsesto, c'è anche, per chi proprio non potesse fare a meno, la prima replica, come dice Giancarlo Febbo, e da domani mattina invece potete rivedere la puntata sui canali social, sia quello della pagina Facebook di Calcio Totale, sia sul sito di Calcio Totale, ma anche sulla pagina YouTube di Rete 8. Direi che a questo punto ci possiamo andare ad ascoltare l'editoriale di questa settimana e poi rientriamo in studio e commenteremo, insomma, questo momento abbastanza positivo del Pescara di Zeman. Un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù, e per loro tu puoi fare di finalmente una bella partita del Pescara dopo tante delusioni e pessime prestazioni. Più che il titolo di un editoriale, sembra il titolo di un film di Lina Wertmüller, ma tant'è. Contro i rossoneri dell'Aeroplanino Montella, il Pescara offre una bella immagine di sé. Una buona gara e un pareggio che implementa di poco la classifica, ma di molto il morale, soprattutto in vista della prossima sfida contro l'Empoli. Non cambia il corso del brutto campionato che sta disputando il Pescara, ma rende meno triste l'epilogo. Rende certamente appetibile anche una sfida come quella contro i toscani, che in caso di risultato negativo contro i rossoneri sarebbe stata perfino inutile. Ad Empoli dunque per confermare i progressi. È bastato un pareggio e una prestazione decente per rendere meno amara questa fase del campionato e trasformare una partita inutile, la prossima, in una partita carica di attese. Un'eventuale prestazione positiva abbinata ad una vittoria potrebbe infatti cambiare il corso del campionato. Non sarebbe la panacea di tutti i mali, ma renderebbe interessante il finale del torneo e potrebbe regalare sorprese positive.
Conviene però non pretendere troppo da questa squadra. Sarebbe già importante se confermasse i progressi messi in mostra contro il Milan. Il calcio è bello quando diverte, ma anche quando non si perde sempre. Nel calcio ci si divide spesso tra chi sostiene che l'unica cosa che conti è il risultato e chi invece sostiene che conta sì il risultato, ma conta molto come lo si consegue. Io appartengo a questa seconda categoria. Non mi divertono le squadre che ottengono i risultati speculando sulle disgrazie altrui. Mi divertono al contrario le squadre che ottengono risultati positivi cercando sempre il bel gioco e attaccando. Il calcio, al netto dei tanti lestofanti che lo popolano e lo frequentano, resta sempre un gioco. Qualcuno ha scritto il più bel gioco del mondo e proprio perché è un gioco, se non soddisfa il tuo gusto, che gioco è? Buon calcio a tutti! E allora eccoci qua in studio. Gianluca, io partirei dall'ultimo pezzo dell'editoriale. Io mi sono iscritto a questa seconda categoria, quelli a cui il calcio, a me piace il calcio, mi piacciono le squadre che attaccano e che vengono attaccando. Tra scegliere una squadra che vince attaccando e una squadra che vince non attaccando o perdi, preferisco l'opzione dell'attaccare. Tu hai un altro ruolo, aspettami, fai l'allenatore. Che allenatore sei? Ma sono un allenatore pragmatico, devi cercare di conoscere cosa hai in mano e essere sempre comunque realista, quindi ti devi cercare di adattare sempre il modulo ai giocatori che hai, perché anche l'esperienza che ho avuto in Grecia a livello qualitativo eravamo poca cosa, quindi o mettevi la partita sotto il profilo della corsa, della determinazione, e noi avevamo questo pregio, soprattutto dentro casa, segnavamo nei primi 25 minuti 2 gol, quindi riuscimmo a fare record di vittorie interne della storia della Serie B greca, 9 di fila, facendo così, sfruttando queste caratteristiche. Sì, sempre così, sì. Ma quando andavi, ti ricordi quando andavi allo stadio prima di cominciare a fare allenatore, ti piaceva che la tua squadra vincesse e basta, o invece eri uno di quelli che diceva mi piace se vince giocando bene? La verità. Per me, avendo anche giocato a calcio, per me l'importante è vincere. Il resto è fare punti, il resto... Quindi è sbagliata la trasmissione. No, c'è pluralismo di vedute. No, io giocando a calcio molte volte, perché mi ricordo il tutto all'inizio di quest'anno, ho sentito tante cose, quindi sui giornali... L'importante è fare punti, secondo te? No, con i punti, col bel gioco, dopo se riesci ad abbinare le cose... rappresenta sempre qualcosa di buono e di bello da vedere, però alla fine puoi giocare bene e dopo perdi la partita. Io ho incontrato ora Nicola la scorsa settimana, siamo stati a Coverciano per la panchina d'oro, quindi abbiamo parlato un po' e gli ho detto Nicola, l'allenatore del Crotone. Nicola, allenatore del Crotone, ci conosciamo da tantissimi anni, ho detto prendete sempre gol negli ultimi 10 minuti, perché hanno stilato una classifica attraverso delle statistiche, la squadra del Crotone sì. sarebbe salva ora. Se la partita durasse l'80 esatto, minuti. Esatto, lui mi ha detto per arrivare all'89esimo, sullo 0-0, noi corriamo molto e cerchiamo di dare molto di più di quello che possiamo dare. Quindi per gli ultimi minuti. Sì, abbiamo questa difficoltà, sono stati pure sfortunati, però molte volte è proprio così. Finisce loro, la benzina e quindi... Sono noi hanno rifatto il gol all'ultimo. Però può capitare però. Allora Giovanni, rientri a pieno regime, sei stato
al giornale per un paio di settimane, questa settimana invece sei tutto per Calcio Totale. Partiamo da te. Allora, che partita hai visto contro il Milan? Il merito è stato tutto del Pescara o era un Milan sottotono o che? No, secondo me gran parte del merito è stato del Pescara, perché abbiamo rivisto comunque una squadra volenterosa che ha provato a mettere in difficoltà gli avversari sin dall'inizio, perché è partito bene il Pescara, ha cercato di creare occasioni. Ovviamente il Milan visto a Pescara non è stato il miglior Milan della stagione. La squadra di Montella è sempre una squadra che mantiene il possesso palla, che cerca comunque di costruire, di prevalere sul piano del gioco. Non c'è riuscita, secondo me, tranne una parte del secondo tempo, quando era ovvio, no? Perché poi chiaramente la differenza tecnica si vede. Però io credo che il risultato sia giusto, quello del pareggio. Al di là dell'errore di Donnarumma, anche il Milan secondo me ha segnato su un'azione abbastanza casuale, una palla persa e poi un rimpallo sul tentativo di rinvio di Campagnaro, il gol di Pasalic. Quindi abbiamo rivisto un po' il Pescara, certo attendiamo una conferma, perché secondo me Zeman è stato chiarissimo a fine partita. Lui ha detto: io non vorrei che l'atteggiamento tirato fuori dalla squadra contro il Milan sia scaturito dal fatto che proprio ci si trovava di fronte ad un avversario blasonato, no? Quindi gli stimoli solitamente vengono da soli. Ma non solo, il Pescara ha dimostrato quest'anno di tenere testa alle grandi, almeno sul piano del gioco. Certo, ha perso quasi sempre, però anche a Milano, noi c'eravamo nella gara di andata, Pescara secondo me avrebbe meritato di pareggiare anche lì. C'è stato un errore clamoroso di Mitrița, un passaggio in orizzontale, dal quale è scaturito poi un calcio di punizione e il gol di Bonaventura. Quindi tantissime partite giocate bene. Poi ci sono state parecchie occasioni nel finale. Parecchie occasioni nel finale con lo scontro tra. Però giustamente Zeman secondo me ha mandato quel messaggio proprio a fine partita. A questo atteggiamento va tirato fuori sempre, certo. Perché poi se paragoniamo quella partita, questa partita o quella dell'andata a tante altre contro le piccole, c'è un abisso. Certo. Giancarlo, a proposito di questo, il pareggio contro il Milan, dicevo, fa classifica, non è che risolva grandissimi problemi, però è importante da un punto di vista del morale. Che cosa può significare in virtù della partita di domani ad Empoli? Può essere, diciamo, secondo me può contribuire in maniera positiva ad avere un approccio diverso? E che partita sarà secondo te? Allora, io ribadisco una mia teoria: le squadre di Zeman, quelle vere di Zeman, sono anaffettive, nel senso che non si fanno condizionare emotivamente, giocano sempre alla stessa maniera, perché ogni giocatore sa quali sono i movimenti che deve fare, sa qual è la posizione da occupare, e quindi praticamente io non lo so se è una questione di motivazione, io dubito che sia una questione dovrebbe sapere un calciatore. Dovrebbe, perché com'è? Dovrebbe sapere. No, dici ogni giocatore sa quello che deve fare. Sapere. Non è che abbiamo visto tutto le squadre che in questo mese le squadre vere, le squadre vere, che giocano dall'inizio con non Zeman, quelle che giocano dall'inizio. Questa è una squadra presa in corsa. La sensazione che ho avuto io domenica è che, proprio da un punto di vista della corsa, scusate la ripetizione, la squadra stia molto migliorando. Che è quello l'aspetto fondamentale delle squadre di Zeman. È la base. Quindi secondo me la prestazione di domani prescinderà dall'aspetto emotivo o motivazionale, anche perché se non hai motivazione quando giochi contro la quart'ultima, che dovresti riprendere, non certo, ce l'hai la mai. La motivazione c'è a prescindere. Quindi tu dici questo approccio, diciamo, che ha avuto contro il Milan se potrebbe essere replicato, ma c'è anche la questione Verre, per esempio, che Verre è uno dei giocatori, a detta dello stesso Zeman, più talentuosi di questa squadra, che però prima però, non trovava spazio. Però praticamente c'aveva un'abitudine di gioco che non corrisponde ai crismi del gioco zemaniano. Oggi, e alla fine l'ha tolto. Oggi c'è stato un siparietto simpatico in conferenza stampa di presentazione di partita a proposito di Muntari. C'era stato un equivoco che aveva detto: ma Muntari corre, non corre, che avevano attribuito a Zeman il fatto di dire no, Muntari corre, Zeman va a correre, ha detto no, ma in quel ruolo i miei giocatori non devono correre, deve saper dare Muntari lì sta bene perché non deve correre. Insomma, no, avevamo chiesto a Zeman se lui aveva l'impressione che la squadra corresse di più, sì. Allora ha detto sì, corrono tutti di più tranne Muntari. Allora noi pensavamo fosse una provocazione,
Poi lui ha spiegato che nelle sue squadre il regista deve rimanere lucido e quindi non deve correre. Già, quindi già, domani gioca, cioè, Muntari. Sicuro. Ecco, Gianluca Muntari può dare in quel ruolo e con le motivazioni che ha espresso, più volte ha detto che gli sarebbe piaciuto essere allenato da Zeman anche in gioventù, può dare un qualcosa in più in questo finale di campionato a Pescara o no, secondo te? Assolutamente sì. Molti l'hanno criticato perché lui è arrivato, non stava bene fisicamente, però lui è un calciatore, è un leader, ha una storia dietro e può aiutare moltissimo la squadra, può giocare in quel ruolo, ma secondo me può essere molto molto utile come presenza in campo. Muntari può essere veramente importante. Fai l'allenatore da un po' di tempo, ti sarebbe piaciuto invece da calciatore essere allenato da un allenatore come Zeman? Io ho avuto Delio Rossi dei primi tempi, come allenatore erano simili, si lavorava tantissimo, però poi il lavoro lo ritrovavi in campo. C'è stato l'anno che sfiorammo la promozione. Cioè il sudore fatto in allenamento poi in campo si rivedeva. Assolutamente, se ti alleni bene durante la settimana, la domenica assolutamente riesci a disputare ottime gare. A dare leo. Allora Dino, intanto saluto Dino D'Angelo in regia, dovremmo avere, non so se è pronto, un collegamento in diretta con Empoli, dovremmo avere Cerri, e al quale io vorrei girare tramite Enrico Giancarli, che per noi è ad Empoli, una domanda. Cioè gli vorrei chiedere fondamentalmente a Cerri se come ha trovato, diciamo, il cambio di allenatore, quindi gli allenamenti di Zeman, ma soprattutto se i famosi schemi d'attacco di Zeman lo stanno aiutando, comunque pensa che possano aiutarlo. Ci senti, Enrico? In diretta con Alberto Cerri ci chiede da studio Oscar Rabonamano, che noi salutiamo, come va la cura Zeman e soprattutto lì nel reparto offensivo, se si vedono gli effetti degli schemi del Boemo. Intanto buonasera a tutti, sì, sicuramente ci sta dando una grande mano, penso che è difficile sempre proporre gioco offensivo, soprattutto in una squadra che si deve salvare, però lui penso che comunque ci abbia dato un'impronta importante e che cerchiamo di metterla in campo ogni domenica. L'importanza della partita con l'Empoli. Beh, direi fondamentale, cioè veramente, praticamente se è brutto dire, ma l'ultima spiaggia, sono 9 lunghezze da noi e per noi domani c'è solo il pensiero della vittoria e dobbiamo vincere, poi vedremo cosa succede. Che partita avete preparato con Zeman in settimana? Nel senso, vedremo un Pescara subito alla ricerca del gol oppure insomma la partita dura 90 minuti? No, la partita dura sempre 90 minuti, per noi l'importante è vincere, quindi se vinciamo al 90esimo 1-0 o vinciamo facendo per dire 3 gol da subito, l'importante è vincere, quindi l'importante è subito non prendere gol, stare concentrati sempre sul pezzo perché la partita dura 90 minuti e poi cercheremo di far gol e vincere in tutti i modi. Che daresti per ripetere sia come squadra sia personalmente una giornata come quella con il Genoa? Tutto quello che ho, ma sicuramente cercheremo già domani di far rivedere una prestazione simile. L'ultima e poi ti lasciamo perché devi raggiungere i compagni, che ricordiamolo, siamo qui in diretta nella sede del ritiro vicino a Empoli. Un giocatore che temi particolarmente di questo Empoli e perché? Ah, sono tutti giocatori bravi, forti, e davanti si muovono molto bene. Conosco Tiam, c'è lo stesso Maccarone, Marilungo, sono veramente giocatori che hanno bisogno di un controllo particolare. Io ti faccio un grande in bocca al lupo, ci vediamo domani, la linea può tornare definitivamente allo studio. Oscar, buona mano, a te Oscar. Grazie a Enrico. Gianluca, mi pare, insomma, intanto fanno tenerezza, perché noi siamo abituati a criticare questi giocatori della tribuna, è facile, insomma, Cerri è un ragazzino, insomma, anche il modo con cui si esprime, che cosa daresti per tutto quello che ho, cioè un modo... E forse questo è l'unico aspetto bello del calcio, perché non mi va, proprio i calciatori, soprattutto quando sono giovani, quando non sono ancora molto smaliziati, non sono stati ancora, tra virgolette, corrotti dal grande circo del calcio, no? Sì, ma è bello anche vedere molte volte questi ragazzi, molti dal di fuori,
cioè ti fanno arrabbiare, però poi quando ci va a parlare riconosci, molti fanno pure tenerezza, perché come ho visto ora è giovanissimo. Sì, sì. È un ragazzo, insomma, sì, potrebbe essere uno dei nostri figli, diciamo. Esatto, secondo me dipende sempre dalle annate, perché lui, per quello che ho visto io, la sua parte l'ha fatta alla grande, già 20 anni, si è trovato in una situazione non semplice, è abbastanza dura, e non è facile riuscire a, certo, fare quello che uno conosce e giocare, tra virgolette, con più spensieratezza, perché c'è sempre l'assillo del risultato e della classifica. Però una cosa buona, domani è una finale di Champions League. Certo. Giovanni, fino adesso c'erano le occasioni che Zeman gli ha dato, le ha sfruttate bene perché è stato protagonista, poi vedremo nella parte finale della missione, probabilmente non giocherà domani, potrebbe essere confermato by back, ma comunque è una freccia importante nell'arco dell'attacco zemaniano, no? Sì, come diceva Gianluca, un ragazzo giovanissimo, credo proprio a Pasqua che compirà 21 anni proprio a Pasqua, sì, il 16 aprile. E, hai detto bene, Oscar, ha sfruttato le occasioni, ha pagato secondo me, perché non è il miglior Cherry quello che abbiamo visto noi, ha pagato la lunga inattività, perché lui ha giocato pochissimo nel girone d'andata alla SPAL, anche l'anno passato avrebbe bisogno di continuità, un giocatore con quella stazza ha giocato poco, però nonostante tutto secondo me un contributo, piccolo contributo al Pescara lo ha dato. Giancarlo, anche tu su Cherry? Ma a parte che a me non è mai dispiaciuto Cherry, sinceramente. In questo momento non trova spazio, però è già il fatto che Pescara possa avere un'alternativa nel reparto d'attacco non è affatto da trascurare, perché cioè, chiaramente l'alternativa può essere sia lui al posto di Buyback, ma anche nel finale di partita Buyback è messo esterno con Cherry centrale al posto di uno tra Caprari, che è uscito l'altra volta, perché potrebbe anche essere appena lì, perché Caprari potrebbe benissimo tornare a destra, anche perché quando giocò con Zeman il primo anno giocava a destra Caprari. Quindi io sono contento della sua presenza, lo vedo motivato. Ho sentito dire che anche Gilardino a breve rientrerà. Chiaramente tutto dipende dalla partita di domani, che è dirimente per il Pescara, perché se dovesse vincere tutto, cioè la salvezza resta difficile, però c'è un altro tipo di approccio alle partite. Cioè, se dovesse perdere finisce quasi matematicamente. Non avrebbe nemmeno senso impiegare un giocatore come Gilardino. Dopo tutto quello che viene dopo non conta relativamente. Ecco, Gianluca, dobbiamo andare in pubblicità. Alla partita di domani. Ecco, per la partita, certo, di domani comunque il fatto di avere due attaccanti di stazza può essere importante. Un aspetto importantissimo quello che ha sottolineato Giancarlo, anche perché nelle 30 partite che ci sono state precedenti, il Pescara forse col Milan sì, poi in quelle precedenti non ha mai avuto due attaccanti, sì, di ruolo a disposizione. Poi magari parleremo anche del discorso legato agli infortuni, perché, certo, da quando è arrivato Zeman poi sono calati drasticamente gli infortuni, no? Il numero è calato vistosamente, quindi sarà cambiato anche qualcosa a livello di preparazione. Sì, sì. Però so che in certi ambienti è un po' tabù parlare di questo, perché quando ne parlavamo prima di questi infortuni sembrava non si potesse parlare, perché non potevi il conducente. Insomma, se ci sono tanti infortuni ci può essere sicuramente una componente di casualità, però ci può essere anche dipende dall'infortunio. Se è traumatico, cioè, da una distorsione, una porta, sì, no, ma ci sono stati anche muscolari. No, Gianluca, ci sono stati anche tanti infortuni traumatici, cioè non era. Non volevo fare un riferimento al lavoro specifico fatto, sì, da Oddo, a quello fatto da Zeman. Però secondo me, cioè, la questione principale è quella mentale. Molte volte secondo così me tu sei stato un grande calciatore, non sai Gianluca, cioè, adesso vero, tutti si sentono parte di un progetto e tutti provano a mettersi a in evidenza. Allora, scusatemi, dobbiamo andare perché abbiamo avuto ordini tassativi sulla pubblicità, andiamo in pubblicità e poi rientreremo, se ce la facciamo, con un altro collegamento con Empoli, questa volta però con un collegamento telefonico. Allora, scusate, eccoci rientrati in studio. Allora, dovremmo avere in collegamento telefonico, questa volta con Empoli, però al telefono, il direttore sportivo del Pescara, Luca Leone. Ci sei, Luca? Sì, buonasera a tutti. Buonasera, scusaci per l'interruzione. So, abbiamo sentito mentre eravamo in pubblicità che stai cenando, ti ruberemo poco tempo. Intanto, che clima si respira lì ad Empoli? Come sta la squadra?
clima di una partita importante. Ma dico, l'hai visti nervosi, calciatori, tesi, tranquilli? No, no, nervosi no. Nervosi no. Consapevoli che ci giochiamo tanto e non vediamo l'ora di giocarci questa partita. E Zeman, ovviamente, Zeman imperturbabile, non dà segni di nervosismo. Ma penso che il mister lo conoscete meglio di me. Persona che è serena, è consapevole delle sue qualità e di quello che vuole dalla squadra, quindi domani cercheremo di fare la partita che tutti vogliamo. Senti, ovviamente oggi c'è stata una conferenza stampa abbastanza tranquilla con l'allenatore di Praga, si è scherzato anche su chi corre, su chi non corre, su Muntari. Mi pare che, diciamo, almeno sentendo l'allenatore, poi abbiamo sentito poco fa Cerri in diretta, mi pare che davvero si stia respirando un clima tranquillo, nonostante diciamo, la partita di domani forse a questo punto diventa la partita più importante della stagione. Sì, come ti ho detto prima, è una partita molto importante e che la vogliamo giocare al massimo delle nostre possibilità. Siamo tutti qui, sono 25 convocati e ripeto, vogliamo fare una partita che tutti si aspettano. E Giovanni ti vuole fare una domanda. Luca, Giovanni Tondonati, il centro. Ciao Luca, buonasera. Buonasera. Luca, volevo chiederti come si gioca una partita così importante, cioè con quale approccio, qual è la cosa più importante secondo te per fare il risultato, addirittura bottino pieno, perché magari quello servirebbe, tu che hai giocato anche tante gare importanti da calciatore. No, per fare bottino pieno bisogna fare un gol più degli altri, questo è sicuro. Ma sicuramente non bisogna avere fretta, bisogna essere sereni, non farsi prendere dall'ansia, perché le partite si possono vincere pure gli ultimi 10 minuti. Io penso che la squadra in questi ultimi 10 giorni ha acquistato un'ottima condizione fisica, viene da una partita fatta abbastanza bene col Milan e niente, adesso arriva questa partita importante che stavamo aspettando da tempo e vogliamo vincerla. Luca, questo miglioramento della condizione fisica dovuta anche alla sosta in cui Zeman è riuscito anche a introdurre, diciamo, i suoi metodi di allenamento, secondo te andranno di pari passo anche con l'apprendimento, diciamo, di un calcio che è oggettivamente diverso da quello che ha fatto vedere Oddo? Ma il mister adesso non mi ricordo bene, però mi sembra un mese e mezzo che è con noi, sta cercando di inculcare le sue idee. Domenica col Milan qualcosa si è vista, noi cerchiamo sempre, lui cerca sempre di continuare a migliorare questa, diciamo, questa filosofia. È normale che prima giocavamo in un'altra maniera. Sì, Luca, ti faccio una domanda sull'Empoli, no? Che all'andata, ieri ne parlavamo, siamo tornati sulla partita, sul match di andata, il Pescara attaccava, provava e l'Empoli in contropiede ha fatto praticamente 4 gol, no? Tutti e 4 in contropiede. Ti aspetti lo stesso atteggiamento da parte dell'Empoli, oppure giocando in casa magari è lecito attendersi un atteggiamento un po' più spregiudicato da parte dei toscani? Secondo me loro non vorranno perdere e quindi non so se giocheranno per vincere, non penso che si scopriranno, però ecco, io so quello che dobbiamo fare noi e se facciamo quello che sappiamo e che vogliamo, io sono convinto che possiamo fare una buona gara e se ci assiste pure un po' di fortuna possiamo anche vincere.
Luca, te ne faccio un'altra perché approfitto delle immagini che Dino D'Angelo sta mandando in onda. Ha inquadrato un primo piano su Verre, no? Che io ho sempre considerato, non lo so, forse mi sarò sbagliato, uno dei 94 più forti in Italia. Ultimamente non solo non ha reso benissimo, non ha giocato benissimo come del resto tutti, perché il rendimento della squadra non è stato, insomma, all'altezza, però ha perso anche il posto da titolare. Zeman ha lanciato al suo posto Koulibaly. Che cosa è successo secondo te? Cioè, che spiegazione ti sei dato? Il fatto magari del rendimento della squadra che l'avrà condizionato, il fatto di essere già un calciatore della Samp, insomma, per me resta un giocatore forte. Ma Valerio in questi anni ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, non a caso è stato venduto alla Sampdoria, quindi al di là di qualche prestazione non, diciamo, per le aspettative che abbiamo noi, che amo tutti, no? Visto quello che ha fatto in passato, ma questo non vuol dire, perché sembra un ragazzo di 22 anni che può avere un momento di uno stato di forma non ottimale, però oggi noi dobbiamo pensare al Pescara, la partita di Empoli, che è la cosa più importante. Il mister sta cercando di scegliere quelli che in questo momento hanno una condizione ottimale. Luca, quando c'è, scusami, volevi concludere? No, quando c'è un cambio d'allenatore, ovviamente vuol dire che le cose non vanno bene, le cose non andavano bene al Pescara, e quindi inevitabilmente c'è anche spesso, al cambio d'allenatore si accompagna un avvicendamento dei giocatori titolari. Giovanni faceva riferimento adesso a Koulibaly, che ha preso il posto di Berre. E dal tuo punto di vista, cioè da che vivi comunque la squadra, giornami, scusa, c'è Giancarlo Febbo che sta facendo di tutto, scusa, e di più, incursione. E il gruppo rispetto a questi cambi come ha reagito? Lo vedi coeso, lo vedi convinto di credere ancora nella salvezza, così come traspare dalle parole dell'allenatore, o ok? Sinceramente il gruppo è molto coeso, penso che poi anche la partita di domenica col Milan lo abbia dimostrato, al di là di chi scende in campo, non è che i giocatori sono titolari e hanno la maglietta che se le portano a casa. Bisogna conquistarsi la maglia giorno per giorno, col lavoro, con l'allenamento, poi il mister fa le sue valutazioni. Ma non c'è niente di male se qualche volta venga avvicendato qualche giocatore. Senti, abbiamo dato conto nelle settimane appena trascorse di due, diciamo, calciatori già acquistati, diciamo, per cui sembra fatta per il prossimo anno. E tu e il direttore sportivo Pavone state continuando a fare questo scouting per il prossimo anno, indipendentemente dalla categoria, e vi state orientando su giocatori molto giovani? Il profilo sarà quello dei primi due di cui abbiamo già parlato? Ma sì, il profilo di giocatori di Pescara è sempre lo stesso come gli ultimi anni, quindi profili di ragazzi che hanno fame, che stanno facendo bene anche in categorie inferiori e che hanno voglia anche di sposare il progetto Pescara. Sì, dicevo, però mi interessava sapere se vi state indirizzando sempre su un profilo di ragazzi giovani. Questi due che avete preso credo che siano del 94. Del 92. 92, scusami, sì. No, sulla mia destra c'ho Febbo che mi sta, diciamo facendo stalking dall'inizio del collegamento. Quindi dico, no, vi orienterei, continuerete ad orientarvi su giocatori di questo profilo, insomma. Sì, ma noi monitoriamo tutti i campionati e quando c'è l'occasione interveniamo, se riusciamo ad arrivare prima degli altri. Giancarlo, vuoi fare una domanda al direttore? Sì, no, direttore, scusa, io ho attivato neanche il microfono.
Ho un problema in un'altra piazza perché a Macerata il presidente ha dato un pugno in faccia a un giocatore, quindi adesso mi stanno chiamando dal giornale per dire che diamo una notizia, sono posti dove, per i marchigiani, esatto, stanno peggio di noi. No, io non so, quindi Luca è stato a Macerata a vedere Maceratese Bassano, credo l'altro ieri. Ah, sei stato a Macerata, direttore? Sì. Si percepiva lì l'aria di stipendi non pagati, sì. No, questo non lo so. Perché oggi litigavano per quello. Quindi non so, sinceramente mi sono allontanato un attimo, non so cosa ti abbiano chiesto prima. Allora ti chiedo a livello proprio di percentuale, secondo te, quante possibilità ha il Pescara di farcela domani a vincere? Quanta percentuale non lo so. Quello che so è che c'è tantissima voglia di fare una grande partita per poter continuare a credere fino alla fine a quello che tutti sogniamo. Va bene, Luca, ti ringraziamo per il collegamento, ci scusiamo per aver interrotto la tua cena. Ma no. Salutaci il mister e tutti i ragazzi e speriamo bene per domani. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Luca, vorresti giocarla questa partita? Colonnello senz'altro ha detto. Sono bella partita. Gianluca. Altri tempi erano. Solo quelle partite che vorrebbero giocare tutti. Ecco. Perfetto, ciao Luca, grazie. Buonasera. Grazie a voi. Ciao. E buona serata. Intanto Giancarlo continua a fare giù, su e giù. Sembra... Allora, sì. Giovanni, possiamo andare a vedere questa settimana? Possiamo ritornare a far vedere di nuovo i voti che abbiamo dato, perché per fortuna è stata una partita positiva e quindi possiamo anche parlare positivamente di alcune cose. Intanto chiederei a Dino di mandarci in sovrimpressione la foto della settimana. Le foto, come vi ricordo, sono di Massimo Mucciante, cioè tutte le foto di Calcio Totale. Normalmente noi prediligiamo foto con i calciatori in primo piano. In questo caso Gianluca, ho scelto questa foto che mi sembra molto emblematica, perché in questo caso c'è Vangioni che sta cercando di portare un attacco, ma si vedono tutti i calciatori del Pescara, in questo caso sono sei, concentratissimi, la faccia cattivissima di Ugo Campagnaro, e sembrano quasi tutti voler correre sulla palla. E forse questo, diciamo, uno dei sentori che fanno capire che l'atteggiamento della squadra è cambiato, cioè da questa foto si capisce che sono tutti sul pezzo, insomma è una foto bella. Massimo ha saputo cogliere un momento positivo, secondo me è una foto, rappresenta un momento emblematico. Voglia domani, di aiutarsi forse, sì, soprattutto la voglia di aiutarsi e l'attenzione, perché ha peccato oltre il gioco, la tattica e tutto, l'ho ripetuto tantissime volte. Quest'anno il Pescara ha peccato in attenzione, ha lasciato dietro tanti punti per errori singoli, del singolo, per anche giocando delle buonissime partite, però alla fine c'è stato sempre l'errore pagato caro. E quindi domani, come ho detto prima, sarà una finale di Champions League, perché con un risultato negativo le chance di salvezza... Non ci sarebbero più, diciamo. Non la ci verità. Sarebbero più, e sarebbe molto difficile. Però da dire che nelle ultime 9 partite l'Empoli ha fatto un punto, viene da 7 sconfitte consecutive, e a livello psicologico può pagare tantissimo, perché il Crotone ha vinto. E non sarà facile. No, sarebbe un bel viaggio, soprattutto per la doppia sfida interna che attende il Pescara, prima con la Juventus e poi con la Roma. Un risultato pieno ad Empoli farebbe diventare quelle due partite meravigliose, che saranno già meravigliose, perché però comunque deve, soprattutto, grandi squadre. Soprattutto deve pensare alla partita di Empoli, certo, perché è un viatico troppo importante verso una speranza. Certo. E come hai detto te all'inizio, per dare fuoco a questo finale di campionato. Certo. Allora Giovanni, andiamo a vedere, abbiamo detto contro il Milan è stata una buona partita, mi pare anche dei voti che abbiamo messo che questo si evinca, no? Sì, sì. Allora, ritroviamo, no, alcune sufficienze dopo un po' di tempo. Andiamo a vedere rapidamente, Fiorillo migliore in campo, 7, poi 6,9 per Benalì, 6,5 Coulibaly, 6,4 per Zampano, Bovo 6,2, Bruno 6,1, 6 per Campagnaro Buyback, 5,9 per Caprale
Caprari, Biraghi e Muscei, e poi a Muntari 5,6 senza voto per Cerri e Milicevic entrati nel finale, 7 il voto per Zdenek Zeman. Dunque il migliore in campo per questa settimana è Vincenzo Fiorillo. Ricordiamo che questi voti sono la media del voto di Giovanni, di Giancarlo, di Ivano Di Sciascio, di Tutto Sport, e quello è il voto mio. E allora Gianluca fa subito, risalta all'occhio, il migliore in campo Fiorillo nel giorno del suo esordio. Noi da diverse settimane, diciamo anche da quando è arrivato Zeman, ma soprattutto abbiamo perorato la causa di Fiorillo anche con Oddo diverse volte, perché i risultati erano negativi, non si riusciva a capire perché, essendo Fiorillo di proprietà del Pescara, essendo stato pagato 2 milioni di euro, dovesse continuare a giocare Bizzarri senza nulla togliere, diciamo, a valore di Bizzarri, e non invece valorizzare un calciatore che sicuramente sarà utile per l'anno prossimo. Fiorillo è stato chiamato in causa, la risposta è stata, almeno da, per quello che ci riguarda, un 7 in pagella. Non ha più senso far giocare Fiorillo? Ma diciamo che il ruolo del portiere è particolare. Particolare, bisogna, ci sono tante dinamiche. Bisogna vedere lo stato del portiere. Abbiamo visto che ci sono state 3-4 partite in cui Bizzarri ha avuto delle difficoltà, perché ci sono state delle sconfitte abbastanza pesanti, e molte volte nel cambiare il portiere non è facile. È un ruolo, come ho detto prima, particolare, però penso che, come hai detto te prima, siccome il ragazzo rappresenta un capitale del Pescara e non è scarso, è un buonissimo portiere, secondo me potrà rappresentare un punto fermo per il Pescara del futuro, perché ha le giuste qualità per essere e per diventare ancora meglio. Ha disputato una partita attenta, non era semplice, perché giocare contro il Milan, ha fatto un doppio intervento, sì, doppio intervento importante, però che ha salvato il risultato, diciamo. Sì, sì, ha salvato il risultato, però dopo, tra virgolette, è stato anche avvantaggiato dal risultato positivo della squadra. Certo, complessivo. Giancarlo, sì, subito, scusate, tra i primi tre, no vabbè, figurati, hai creato un disordine, sei passato davanti alla telecamera, una sedia, una porta. Però diciamo, te lo perdoniamo, perché come si dice, al bomber della squadra si perdona sempre tutto. Allora, sul gradino più alto c'è Fiorillo, poi c'è Benalì, che comunque anche con Oddo stava disputando un altro campionato, con Zeman mi pare ha disciplinato di più la corsa, corre in maniera più indirizzate, mi pare che sia un giocatore quasi indispensabile per Zeman in questo momento. Però troviamo sul gradino, sul terzo, sul podio, diciamo, di questa settimana, il giovanissimo Koulibaly. Si è scritto e detto molto, anche in maniera secondo me abbastanza retorica, restano le parole di Zeman, dice: è un giocatore giovane che per il momento ascolta quello che voglio dire e mi sta dando soddisfazione. Sì, infatti diciamo, c'è stato un pizzico di indulgenza da parte nostra, ma anche di tutti gli inviati, perché è un ragazzo che ha avuto quel tipo di storia, che esordisce in Serie A, quindi quel mezzo voto in più gli hanno dato. In ogni caso lui ha fatto una partita sufficiente, non ha fatto cose strabilianti, ma non ce le aspettavamo, quindi non doveva farle, perché quel ruolo doveva riuscire a fare le due fasi, ci è riuscito bene, non ha sbagliato i movimenti, e quindi penso che meriti anche la riconferma. Immagino che ce l'avrà, perché oggi avevamo parlato proprio di questo con Zeman, chiedendogli per cercare di capire, perché lui la formazione non la vuole dare, giustamente ha detto è un ragazzo che non ha esperienza, però nella partita di domani non serve l'esperienza, ha detto, serve quello che si fa, e quindi immagino che sarà confermato. Gianluca, ha esordito anche Milicevic, che non aveva trovato spazio con Oddo nemmeno, diciamo, non era, forse, se non mi ricordo male, Giovanni non era nemmeno aggregato alla prima squadra. Io ho assistito ad alcuni allenamenti e ho visto che Zeman in particolare ha provato Milicevic anche al centro della difesa, perché questa è una mia deduzione, probabilmente non ha il passo veloce del centrocampista, però è dotato di grande tecnica e lì potrebbe svolgere un po' il ruolo che svolgeva Salamon nel Foggia di Zeman, e poi l'abbiamo visto anche a Pescara. Può essere, secondo te, anche Milicevic, conoscendo Zeman, che è un grande, diciamo, scopritore di talenti, soprattutto giovani, quello il futuro di Milicevic l'anno prossimo con il Pescara? Assolutamente sì, lavorando con il mister, può costruire un bel giocatore in quel ruolo,
perché la base c'è, e con il giusto lavoro e il giusto approccio anche da parte del ragazzo può rappresentare qualcosa di importante per il prossimo anno. Cioè, visione di gioco ce l'ha il ragazzo, i piedi ce l'ha, forse non, non c'è il passo del centrocampista, da dietro potrebbe diventare un po' come l'anno scorso Giovanni era il giocatore che della Juventus, che nasce centrocampista come Mandragora, sì. Poi ha giocato come centrale di difesa. Sì, no? Sì. Tu che ne pensi, Giovanni? No, io pure, secondo me ha grandi potenzialità il ragazzo, a livello tattico, ma a livello forse mentale, come continuità nel lavoro, sai, secondo me lì deve migliorare. In quel, beh, poi è stato anche in questo deve migliorare. Tanti infortuni, sì. In questo sì, sì, però ha avuto periodo. Anche qualche chance all'Aquila e Teramo, è vero che si è infortunato anche lì. Che non ha sfruttato però dovere. Non ha sfruttato appieno. Io credo che questa chance sia irripetibile, perché lui, certo. Cioè, lui aveva praticamente firmato per un club in Repubblica Ceca, quindi era andato via. Poi Zeman l'ha visto e ha bloccato il trasferimento. È cioè una cosa incredibile, un ragazzo che non aveva mai esordito nel Pescara, quindi certo. Stiamo parlando. Questa la dice, per tornare a quello di prima, non vorrei essere molto polemico questa sera, però questa la dice lunga sulla gestione complessiva della squadra a tutto tondo, cioè non vale per Koulibaly, vale per Milicevic. Allora direi a Dino di andare in pubblicità e poi rientreremo con il tema tattico, perché per fortuna questa sera possiamo riproporre il tema tattico, perché finalmente abbiamo delle cose di calcio di cui parlare. Allora, eccoci per l'ultimo pezzo della trasmissione, abbiamo 12 minuti. Giovanni, io direi che spiegaci intanto come giocherà l'Empoli e che tipologia di giocatori ha l'Empoli in rosa. Sì, andiamo a vedere innanzitutto la probabile formazione. 4-3-1-2, un modulo che è diventato praticamente un marchio di fabbrica, no? Perché lo faceva Sarri e lo ha confermato Marco Giampaolo, e quest'anno anche Giovanni Martuscello, che è diventato da sempre vice, no? Allenatore dell'Empoli, è diventato primo allenatore. Che cosa è cambiato? Secondo me la qualità dei giocatori è diminuita, sicuramente. L'Empoli due anni fa, dopo la salvezza, ha ceduto Rugani, Valdifiori, Vesino, Verdi, Laxalt, eccetera, eccetera. L'anno scorso Tonelli, Paredes, Mario Rui, Zielinski, eccetera, eccetera. Quindi secondo me la qualità è scesa. Andiamo a vedere la probabile. Skorupski, portiere polacco in prestito alla Roma, classe 91. A destra invece Laurini, francese, spinge meno rispetto a Pasqual, che ha ancora voglia, Gianluca, ha 35 anni, l'ex terzino, no? Capitano della Fiorentina, che peraltro ha record di cross in Serie A quest'anno, quindi un dato curioso, quindi si propone ancora nonostante l'età. In mezzo Veseli e Costa, vabbè, grande esperienza, ex Parma, Samp e Bologna, l'altro invece è un albanese naturalizzato svizzero, una coppia ben assortita, fisicità e velocità, l'Empoli è una squadra che subisce pochi gol, anche se ultimamente le cose stanno andando male, ma il problema, lo dicevamo, è la mancanza di qualità, soprattutto dal centrocampo in su. Noi abbiamo messo Teglio, in realtà c'è un ballottaggio con Krunic che non sta bene, Krunic bosniaco, classe 93, calciatore interessante, Teglio proprietà Juventus, colombiano, lo ricorderete per il gol che fece a Lanciano, un Lanciano Cagliari, un gol bellissimo in rovesciata. Bukel, altro ex Lanciano, così come Thiam e Marilungo, sì, Bukel è un bel giocatore, cercato anche dal Pescara negli anni scorsi, a mezzala sinistra non ha bisogno di presentazioni, il rosetano Daniele Croce, cresciuto nel Pescara, e poi El Kadduri, ex Napoli, alle spalle di Marilungo e Thiam, che erano appunto due giocatori del Lanciano. Ha segnato pochissimo la squadra, ha fatto ha trovato grandissime difficoltà in fase conclusiva, pensate 17 gol fatti, il Pescara ne ha fatti 27 sul campo, anche se sulle statistiche figurano 29, ne ha subiti però 47, sarebbero 22 in meno rispetto al Pescara. L'Empoli è riuscito a bloccare la Roma in casa, insomma, grazie a un grandissimo Skorupski. Sì, grazie a un grandissimo Skorupski, però insomma, ha portato questo punticino a casa. Ha 22 punti, 9 in più del Pescara, in realtà ne sono 10, perché difficilmente, vabbè, noi ce li auguriamo, riuscirà, no, a segnare più di 4 gol il Pescara, a non subire nemmeno uno. All'andata, ricorderete, Pescara-Empoli 0-4. Questa è la probabile formazione dell'Empoli, che dovrà fare a meno soltanto di Čosić, che si è operato al menisco, l'ex difensore del Pescara, dovrà stare fermo un mese.
Un calcio che si sviluppa con il possesso. Gianluca, tu mi aiuterai, perché io, Sarri, io ho visto diverse partite, cioè, sono rimasto impressionato contro la Sampdoria, sì. E Genoa disputò una partita eccezionale e non so perché ora arrivano da queste 7 sconfitte consecutive, perché anche vederla così è una buona squadra. Anche a Roma l'ultimo sì, hanno sì. Ben figurato. Però Gianluca, 17 gol, 12 in meno rispetto al Pescara. Adesso hanno avuto in fase offensiva, sì. 4 al Pescara. Eh? 4 al Pescara. 4 poi al Pescara. Di questi, prima del Pescara era la squadra peggiore d'Europa. Due gol. Poi venne a Pescara e riequilibrò qualcosa, un pochino nella classifica europea. Però il loro problema principale è in fase realizzativa. Allora Giovanni, invece andiamo a vedere come potrebbe giocare il Pescara, perché Zeman mi pare che non abbia dato la formazione. Ma no, non l'ha data, però insomma ci possiamo avvicinare. Fatto intuire, dai. Sì, dai, qualcosa l'ha detto. Secondo me confermerà la stessa che ha giocato contro il Milan, quindi Fiorillo ancora una volta confermato tra i pali, e poi difesa a 4 con Zampano, Bovo, Campagnaro e Biraghi, Koulibaly, Muntari e Memucci a centrocampo, e poi il tridente formato da Benali, Caprari e Baybek, che ha smaltito il colpo al polpaccio e dovrebbe giocare dall'inizio. E Gianluca, da difensore, come vedi la coppia di centrali che non è propriamente zemaniana, Bovo-Campagnaro? Bovo, Cesare, ha giocato, ora si è ripreso, è un bel giocatore. C'è un destro, ogni anno i suoi 2-3 gol li realizza o di testa o sul calcio di punizione. Campagnaro ha esperienza e ha dimostrato sempre di essere un leader e può giocare bene. Secondo me è una buona coppia. Per me, se il Pescara fosse partito così come difensori centrali, avrebbe subito meno gol. Assolutamente. Giancarlo, perché, sì. Anche sull'asse mediana, Muntari dovrebbe essere confermato, diciamo, come mediano, come metronomo, insomma, un po' della squadra. Memushei e Koulibaly al fianco. Che tipo di centrocampo ti piace? Un centrocampo, sì, un centrocampo che ha un po' di tutto, nel senso che ha la disponibilità del ragazzo di Koulibaly, l'esperienza di Muntari, che comunque, a parte che noi l'abbiamo visto un po' appesantito inizialmente, però si vedeva subito che era un giocatore. Anche quel gol che ha fatto quando abbiamo perso tanto a poco, non ricordo neppure, ho rimosso pure la partita, una delle ultime partite contro... Che segnava alla fine. Però è la dimostrazione che comunque il talento, vabbè, d'altra parte uno che ha giocato nel Milan, nell'Inter, che ha vinto il triplete, quindi tutto sommato ci si può fidare. Eppure Memushei, anche se quest'anno il capitano non ha fatto un campionato chissà quanto sfavillante rispetto a quello a cui eravamo abituati. Sì, insomma. Ma anche perché c'è stato il salto di categoria, poi lui ha fatto pure gli europei, quindi c'era pure questo disagio, perché quando i giocatori vanno in quella competizione, quindi saltano le vacanze. Però tutto sommato è un centrocampo che può reggere e può fare il suo, perché poi la differenza in questa partita dipenderà soltanto dagli attaccanti. Io ho visto, vedo poche partite, però quella tra Empoli e Roma l'ho vista la settimana scorsa. A parte che all'Empoli è stato annullato un gol per un fuorigioco inesistente. Però quello che mi ha fatto un po' paura è che ho visto che Thiam gioca sempre... Rigore? No, c'è stato un... Roma-Empoli? Ti riferisci a Roma? Sì, a Roma-Empoli. Thiam che è scattato sul filo del fuorigioco, ha saltato Szczęsny l'ha messo giù, sarebbe stato calcio di rigore. Sì. Ma soprattutto io ho visto Thiam che gioca sempre sul filo del fuorigioco. Bel giocatore. E quello mi fa un po' paura, nel senso che i nostri molto la partita dipenderà dalla prestazione dei due centrali difensivi del Pescara, perché Thiam in una di quelle volte potrebbe imbucare. Cioè, quindi linea bassa secondo Giancarlo, non dare la profondità. Immagino che si abbasseranno un po' di più
rispetto addirittura più di sì, perché cioè giocherà più di quello che abbiamo praticamente a fianco a Fiorillo, lo so di... Giovanni, però è fastidioso che gioca sempre, è un po' come Inzaghi ha fatto, cioè nel senso che non da mai si mette sempre in fuorigioco, poi rientra al momento del passaggio. Domani dipende da come inizia la partita, perché se cominci con un buon piglio e tieni bene, piano piano loro possono cominciare a innervosirsi, certo. E poi agire così, però dipende molto dall'inizio, come l'atteggiamento iniziale domani farà la differenza. Sì, sono assolutamente d'accordo con Gianluca. Senti, invece Gianluca, no, invece del tridente d'attacco Benali, Baebek, Caprari, che pensi? Ma è... Ti ha sortito bene? Assolutamente, li conosciamo. E i difensori dell'Empoli possono creare molte difficoltà, i difensori dell'Empoli, soprattutto dalla parte destra, dalla loro parte destra. Ma domani, ripeto, domani. Quindi con Benali? Sì, secondo me cioè, sì. Cioè, vedi Benali protagonista anche all'Empoli? Secondo me sì. Può creare delle grosse difficoltà domani nella partita ad Empoli. Però, ripeto, domani è l'atteggiamento. Domani è una partita. Bella tesa, sarà una partita bella tesa. Giovanni, invece, ovviamente pare scontata la conferma di Fiorillo in porta, no? Sì, anche alla luce della bella prestazione. Nel momento in cui ha deciso di cambiare, Zeman non tornerà più dietro, soprattutto dopo la prestazione che ha fatto Fiorillo contro il Milan. Stessa cosa. Sì, anche se. Sì? Se ci pensi, Bizzarri è stato esautorato dopo la migliore prestazione, quella di Bergamo. Vabbè, però era uscente Bizzarri, diciamo che Fiorillo era sul punto, tutti, insomma, un po' la piazza, un po' la logica voleva che Fiorillo dovesse giocare. Allora, manca poco meno di un minuto, io volevo capire se Giancarlo voleva esprimere come la settimana scorsa. La settimana scorsa pronostico, me lo sentivo. Adesso ho sensazioni positive, sinceramente, però non tali da dire risultato esatto, ci accontentiamo questa volta. Sensazioni positive già può essere una cosa. il pareggio di Pescara non fa niente. Lo so. Però il risultato esatto è un po' complicato. Giovanni, tu? No, io tu li sbagli. Io li sbaglio sempre. Gianluca, tu ma secondo me una partita del genere, cioè da un lato pensi, secondo me è impossibile fare un pronostico, cioè azzeccare, si azzecca soltanto con tantissima fortuna. Ovviamente nel calcio non ci sono partite scontate, però qui arriviamo con una squadra la partita che, di domani è da vincere, quindi io penso che il Pescara andrà lì per attaccare. Dino, scusami, siamo in chiusura. Se invece, in senso diciamo benaugurante, potessimo risentire il Febo della settimana scorsa, ce l'abbiamo? Non te lo chiedo perché tanto tu non lo fai mai il pronostico, o volevi farlo questa settimana? Lo farei quasi quasi. E fallo questo pronostico. 1-1. Giancarlo, ecco, la lontananza di Giovanni Tondonati forse gli fa bene. Il pronostico di Giancarlo Febo, Pescara-Milan 1-1. A me non resta altro davvero che ringraziarvi. Qua. Quindi diciamo Giovanni, forse il fatto che tu non c'eri tirato in ballo in maniera più forte. Però ha detto stasera, ci possiamo accontentare di quello che ha detto, sento sensazioni positive, non tiriamolo per la giacchetta, mi pare che abbia già soddisfatto. Allora, siamo giunti anche questa settimana alla fine della nostra puntata, non resta che appunto aspettare, manca poco, domani pomeriggio alle 15 ci sarà ad Empoli Pesca e vedremo se la settimana prossima, la settimana che ci porterà a Pasqua, ma anche alla grande partita contro la Juventus di Max Allegri, se sarà una partita che ci farà palpitare anche per il risultato finale del campionato o se sarà una partita che semplicemente ci farà palpitare, perché ovviamente quando arriva la Juventus la partita è sempre una partita di tutto rispetto. Grazie a Giovanni Tondonati. Grazie a te Oscar. Grazie a Giancarlo Febo. E io mi scuso per scusato perché scrivi su un quotidiano, il quotidiano vive dell'immediatezza, e grazie davvero di cuore a Gianluca Colonnello. Vediamo se prima della fine dell'anno, soprattutto se il campionato dovesse mettersi sulla strada buona, magari ci rivedremo per festeggiare o comunque per speriamo.
commentare nuovi risultati positivi. Assolutamente, grazie. Anche a me non resta altro che salutarvi e augurarvi, come sempre, buona settimana e buon calcio a tutti.